Scilla, Cremona, Venezia. Per Alessandro Ceravolo il cerchio si è chiuso grazie all'archetto. Ha vinto il concorso come violinista di fila nell'orchestra del Teatro La Fenice, dopo una vita di passione per la musica e un legame nato al suo arrivo all'Ombra del Torrazzo. Aveva 7 anni quando con la famiglia lasciò la Calabria per arrivare a Cremona e da quell'età Alessandro ha iniziato a studiare violino. Col quale ho sempre avuto un rapporto di amore e odio, come giusto che sia per tutte le cose alle quali ci si tiene fortemente. Diplomato a 20 anni, a 34 Alessandro ha coronato il suo sogno. Per vincere il concorso alla Fenice ha dovuto sostenere 3 prove. La prima 10 giorni fa in anonimato, cosa vuol dire? Che tutti i candidati devono suonare dietro un tendone per non essere riconosciuti dalla commissione. Poi c'è stata una semifinale, sempre dietro questa grossa tenda, e alla fine la finalissima, in cui eravamo rimasti in 11, davanti questa volta in presenza, cioè con un contatto visivo con la commissione. La vittoria al concorso come traguardo di 27 anni di violino e come punto di partenza per una nuova vita professionale. Per emulare Alessandro, il primo consiglio è credere in se stessi. Non mollate mai, insistete e chiedetevi se veramente volete fare questa cosa, se avete talento, quello ci vuole, se avete la preparazione, quella ci vuole. La preparazione parte da noi stessi, parte dalla nostra formazione, dall'ascoltare tanta musica, dalla nostra cultura personale. Bisogna anche conoscere tanta vita per poter vincere un posto di lavoro di qualsiasi tipo, secondo me.